Allora, siamo su, vorrei soffermarmi brevemente sugli aspetti della cucina che oggi è sempre più pensata, ecco perché diciamo più filosofica, non perché si può parlare di una filosofia della cibo, ma perché il cibo oggi non si improvvisa, ma si pensa, si struttura attraverso dei procedimenti che veramente sono innovativi. Se, diciamo, anticamente era abitudine di fare sempre lo stesso cibo e in modo molto ripetitivo, e a volte mangiare era pure sempre la stessa pasta e la stessa tipo di situazione, oggi invece c'è un approccio teoretico, cioè conoscitivo del cibo, e lo si vuole proporre in un modo sempre più particolare. Guardate questo lo conoscete, perché Agosto è stato uno dei più grandi della gastronomia molecolare, che guardate questo, è un'esperienza di un ristorante che aveva aperto per Burri. Lui apre, sta per 7 anni fermo, riflette su quello che può essere un aspetto innovativo e apre un nuovo locale con un termine che ha Bulli 1846, non è l'anno di nascita, 1846, ma sono le idee 1846, idee innovative che ha applicato sulla cucina. E questa cucina molecolare è una preparazione che tiene conto della resa del cibo quando si cuoce, che sprigiona degli aspetti particolari a cui non va aggiunto niente di carattere chimico. E allora questo è un tipo di interesse per cercare di trovare gli abbinamenti giusti conoscendo gli aspetti specifici del cibo che stiamo utilizzando. È veramente stato ed è ancora oggi un aspetto filosofico non indifferente, tanto che hanno paragonato questo esperimento come un procedimento prettamente platonico. Voi conoscete di Platone, conoscete il mito della caverna, il famoso mito della caverna, e i 4 gradi della conoscenza. I 4 gradi della conoscenza sono, si strutturano in 4 livelli, o meglio in 2 livelli fatti a sua volta da altri 2 livelli. Il primo livello è la cosiddetta doxa. La doxa è l'opinione. L'opinione, quando noi iniziamo la conoscenza, la nostra conoscenza è una conoscenza piena di ombre. Il mito della caverna era quello che lo schiavo legato doveva guardare la proiezione delle ombre. Quando tu sei costretto a vedere quell'ombra, pensi che quell'ombra sia la verità. Quando invece ti liberi, capisci che quell'ombra era prodotta dal fuoco che proiettava sugli schiavi che portavano questa immagine nella testa, e capisci che quel tipo di prima visione è totalmente sbagliata, e quindi vai sul livello secondo. Ma entrambe sono della doxa, doxa in greco significa opinione. Quando esci fuori dalla caverna, la prima cosa che fai è rimani accecato, perché la luce, e vedi la conoscenza riflessa nelle acque. E questo è lo stato della dianoia. Per arrivare a cogliere bene il tutto, nella noesis, che è l'ultimo grado in cui capisci che il vero grado non si ha con i sensi, ma si ha con l'intelletto. Noesis significa etimologicamente intelletto. L'attività intellettuale, cioè quello che posso fare un gioco, state, vi dico un concetto filosofico giocando sulle parole. Ciò che noi vediamo a prima vista, ciò che è vero, ciò che noi riteniamo vero, non è vero. Ciò che è vero è un qualche cosa che potrebbe sembrare non vero. Traduco. L'aspetto esperienziale, nella doxa, noi pensiamo a un momento che la doxa sia la verità,
quando vai a riflettere e capisci alcune cose, quello che è doxa diventa invece lo strumento di riflessione che ti porta fuori dalla caverna. E quello che sembrava verità diventa falsità. E fuori dalla caverna che cosa cogli? Cogli la vera verità, cioè cogli il mondo intelligibile, cioè il mondo delle idee, gli universali, quello che vi dicevo. E allora guardate i termini. Il primo livello, questo è un aspetto anche riguardante la cucina, il primo livello è l'ecasia, l'immaginazione, le ombre che vedo, e siamo a livello di una cucina della ripetizione, si fanno sempre le stesse cose. Il secondo livello, che è quello della pistis, la credenza, cioè il credere in alcune cose, siamo a un livello di variazione, cioè invece di mangiare la pasta mangio la carne, ma la carne è fatta sempre allo stesso modo, però c'è una piccola variazione, ma la modalità è la stessa. Arrivo alla dianoia, e dianoia è una conoscenza sull'astrazione, la prima forma di astrazione, tanto che nella dianoia nascono per la prima volta le grandi scienze della geometria e della matematica, perché con la geometria e con la matematica incominciamo a liberarci dal sensibile, incominciamo ad astrarre il pensiero. Questa è la dianoia. Per arrivare alla noesis, cioè la vera conoscenza intellettiva. Nella conoscenza intellettiva vera e propria in cucina non si fa nient'altro che utilizzare una creatività che ti porta dei risultati eccezionali. Per esempio, questa sera voi avete mangiato dei piatti che sono di un tempo, però non sono stati applicati come era a quel tempo. Perché sarebbe applicata come a quel tempo? Certamente avremmo mangiato, invece dell'olio, avremmo mangiato un grasso di maiale in abbondanza. Quindi c'è stata una modalità innovativa su quella per riproporre il tutto facendo un'operazione di carattere creativo ed innovativo. E quello che si cerca di fare sempre anche con delle risposte di carattere, diciamo, nuove anche sul cibo, per poter procurare e offrire qualcosa sempre di innovativo. Ma l'innovativo nasce se una cosa è pensata, se una cosa è riflettuta, se una cosa è di carattere diversa da quello che abitudinariamente siamo abituati a mangiare. E arriviamo al grado, la quarta causa di San Tommaso. Voi avete assaggiato i piatti stasera, no? E avete detto: questo piatto è saporito, questo piatto forse ci vuole un po' più di sale, questo piatto forse se ci avesse messo un aroma di rosmarino di più forse era più prelibato. Cioè abbiamo una gradazione, il grado. Ma quando noi facciamo una gradazione ci deve essere un grado massimo per cui il grado fa riferimento. Si può parlare, non so, di un cucchiaino, due cucchiaini di zucchero in un caffè, in una tazzetta di caffè, solo se io ho la proporzione massima che mi dice e mi rende uno o due cucchiaini proporzionato al grado massimo. Cioè tutte le cose graduali, se sono graduali, significa che c'è un grado massimo che non è graduale. Come dice, guardate, fino adesso le quattro prove che vi ho proposte, il filo conduttore è identico, non c'è, soltanto cambia alcuni accostamenti, ma la rigorosità, la logica è così. Per cui la variabilità del cibo sta in un aspetto non variabile. Il grado, proprio perché c'è il grado richiede a che tipo di rapporto, come faccio io a rapportarmi per dire che questo è poco saporito oppure zuccherato? Devo avere un grado massimo che mi dà senso alla gradualità che viviamo. In, per esempio, e torno in causa, chi ha un grado massimo nelle pietanze che abbiamo mangiato? Noi abbiamo assaporato delle gradualità. Ma chi aveva il grado massimo della gradualità è sempre quel signore che sta lì dietro.
fermo qui e poi farò l'ultimo intervento e finisco. E così poi la decisione sarà sicuramente assicurata. Iniziamo con la dolce frittella di mela e pinta. Voi sapete che il pensiero filosofico ha anticipato sempre la scienza. Ricordatevi, ho detto qualcosa di eretico. Se volete una dimostrazione, la dico subito. Quando Democrito, conoscete Democrito? Il grande filosofo degli atomi. L'atomo è la particella atomos, parte non divisibile. E Democrito individua l'atomo perché prima di lui c'era stato uno che sosteneva che la realtà era divisibile all'infinito, era cosiddette omeomerie. Quindi di conseguenza a un certo punto diceva no, non può essere, a un certo punto bisogna fermarci. E quando ci si ferma nella, diciamo, nella infinitudine della realtà, si coglie l'atomo. Siamo nel quarto secondo di questo. Questo non avviene né microscopio, né mezzi tecnici per capire. Fu una intuizione di carattere metafisica, cioè colta quel pensiero. Indovinate quando è diventata in realtà? E contate un po'. Alla fine dell'Ottocento. Guardate i procedimenti del pensiero, come hanno anticipato di molto quello che poi si è rivelato scienza. Ricordatevi che la filosofia, al di là che qualche turno la considera quella scienza che con la quale, senza la quale, si rimane tale quale. Questo lo dice chi non ci capisce niente. Allora, chi non capisce niente, dice, ah, quella filosofia della scienza, ma che senso? Come dire, no? Ma secondo voi, ma voi avete un pensiero? Ma voi pensate? Detto una risposta. Certo. E quindi siamo tutti filosofi. Talmente semplice, e lui dire che studiarci che si dice. E allora bisogna però, questo è certo, bisogna pensare in modo rigoroso, non in modo, perché in un modo folk non mettere passi alla scienza. Se dico A, devo dire necessariamente dopo B, e dopo B devo dire C. Ma se A è uguale a B, B sarà automaticamente uguale, e chi te lo dice questo? Un ragionamento sillogistico di carattere rigoroso. Tutti gli uomini sono mortali. Socrate. Io e Francesco siamo mortali. Quindi? Dunque, no, siamo uomini. La lingua, il sillogismo aristotelico. Premessa maggiore, premessa inferiore, e conclusione. E chi ci fa dire la conclusione? Indovinate che è il termine medio, una frase che, una parola che collega la prima con la seconda e ci fa trarre delle conclusioni. Ecco la rigorosità del pensiero che ci porta veramente a fare delle riflessioni abbastanza fondamentali. E guardate qua come l'evoluzione, bisogna cogliere tutti gli aspetti, diciamo, antropologici dell'uomo, dalla sua presenza sul, come per esempio, sì, è vero che l'uomo è ciò che mangia, forse sarebbe meglio dire però che l'uomo è ciò che fa per procurarsi il cibo, che è ancora molto più sofisticata. E poi la grande rivoluzione è il passaggio dall'uso del cibo crudo al cibo cotto, che è stata veramente un'innovazione. E il valore estetico dei sensi, per poterlo cogliere, abbiamo bisogno di altre discipline che fanno corona, come dicevamo prima, non è solo il valore di un piatto, e quindi c'è tutto questo tipo di situazione che abbiamo bisogno. E quindi
sapere inquadrare il cibo sotto le angolature, questo implica, che significa aver compreso che il gusto è una carta di identità dell'uomo di ieri, di oggi e quello di domani. Per cui possiamo dire, dimmi come mangi, che gusto hai, chiudete voi, dicono la logica. E arriviamo l'ultima, prova l'ultima e finisco. Voi siete entrati questa sera a tavola, giusto? Avete visto? Adesso no, è tutto disordinato questo tipo, si vede solo gli effetti del vino, del cibo e via dicendo. Ma voi sapete bene, quando siete entrati, avete visto posate, piatto, tutto bello predisposto, a chi avete pensato? A nessuno, sicuramente. Sono venuti da solo quell'ordine che avete trovato. Chi l'ha posto quell'ordine? Cameriere. Ecco, sto aspettando la risposta. Cameriere. Quindi di conseguenza chi ha creato l'ordine. Quindi in poche parole, il fine che avete trovato, cioè tutto era apparecchiato in un modo, c'era una spiegazione perché c'era la forchetta? C'era una spiegazione perché c'era il piatto, perché c'era il bicchiere, tutte le cose che stavano sul tavolo avevano un fine. Quindi di conseguenza dietro avete colto in questo tavolo imbandita, avete colto un architetto, in quel caso è il cameriere che aveva preparato il pappo. E per cui io mi ricordo quando facevo esempio a scuola e parlavo di Leibniz, dell'ottimismo leibniziano, oppure del criterio di ragione sufficiente di Leibniz, mi pone questa domanda: ma se quando è entrata la mattina trovate i banchi in ordine, chi l'ha messo i banchi in ordine? Il bidello. E il bidello l'ha messo in quel modo perché c'era una ragione sufficiente perché quel modo andava fatto in quel modo, organizzato in quel modo. Quell'aula è stata strutturata in questo. Questa serata, questi tavoli sono messi in questo modo perché sono trovati i massimi sistemi. La risposta è semplice: sono stati messi in questo modo, lei mi dica se sbaglio, perché era il modo migliore per poter ospitare le 50 persone che stasera siete qui. E così? Questo si chiama criterio di ragione sufficiente. Cioè basta vedere cose che ha in sé una sufficiente prova per capirle per quello che sono, senza grandi sistemi. Per cui, che ci sta dietro la realtà che noi vediamo? C'è un grande architetto che ha messo le cose nel posto come dovevano andare. E ritorniamo alle quattro famose prove. Chi è questo grande architetto? Come si chiama? E si chiama, per San Tommaso si chiama Dio. E quindi ecco le famose cinque vie, cinque dimostrazioni per dimostrare l'esistenza di Dio, ma è partito San Tommaso da una speculazione di carattere empirico, cioè dal particolare fino all'universale. È un modo, questo, che in chiave filosofica si chiama procedimento induttivo. Dal particolare all'universale. Invece quando faccio dall'universale al particolare, quello è un procedimento prettamente di carattere deduttivo. San Tommaso usa il procedimento induttivo, dalla particolarità a tutto la principio. E vorrei concludere facendo entrare quello che secondo me è l'altezza. Ti chiedo, chi è questo signore vicino a me? La causa è Poi? Causa prima. Necessità.
sufficiente. Poi il grado massimo è l'architetto della serata che avete trascorso. E quindi sì, ma scusate, voi quando siete stati là, tutti avete pensato che c'era un buco, però lo avete pensato, non l'avete toccato sensibilmente, adesso lo state cogliendo, sì. Uso un termine tecnico, l'avete colto a livello fenomenologico, cioè vi è un passo. Prima invece l'avete colto? Ditemi la parola tecnica adesso, voi siete bravi stasera. L'avete colto in chiave numerica, cioè colto col nous, cioè con l'intelletto. E quindi lui c'era e lo avete dimostrato, abbiamo dimostrato adesso che è comparso, ma non avevate dubbi che c'era, perché era quello che ha preparato i piatti, che ha dato vicino al movimento. Senza lui non cucinava, non passava a studiarci. Lui è stato colui che ha dato il grado massimo a tutte le pietanze che avete gustato. Lui è stato l'architetto di tutta la cena. Lui è stato la contingenza, è stato la causa della nostra contingenza. Ma se è stato la causa della nostra contingenza, lui era non contingente, era necessario. Per cui la vera lezione non l'ho fatta io, l'ho fatta lui. Grazie, grazie per la bella cosa. La presenza di Mario che ci ha iniziato davvero con una, non so, imparato, insomma, con il cuoco, ma tutta la mente ci ha fatto pensare, riflettere davvero su tante cose. È stata una bellissima esperienza, spero l'abbiate vissuta bene insieme a noi. Vi ricordo di pubblicare sui social media, se potete, come potete, quando potete, con l'hashtag Vivi Ponte e San Tommaso a Tavola, quindi le vostre foto, i vostri pensieri, insomma, ricordate di aggiungere questo hashtag. Poi prosegue il programma di Vivi Ponte, che si concluderà il 20 di dicembre con Castello Ponte, che sono ovviamente delle visite guidate. Qui abbiamo Beatrice Pretaro, che è stata l'ultima protagonista, e sarà delle altre guide al castello. Ringraziamo ovviamente la famiglia Mastrantonio per questa possibilità. Continuano poi gli appuntamenti di Conoscimonte, che sono degli appuntamenti con delle passeggiate poetiche, quindi si va dalle terre di confine, quello che abbiamo fatto l'ultima volta una settimana fa, poi andremo per le vie dell'acqua e per le vie dell'olio, tra i vigneti. Un altro appuntamento con la guida ambientale Roberto Raschera, grazie per questo, a Cera dei Colli tra gli ulivi, quindi ci sono stati due appuntamenti di uliveto in famiglia, dove arriva la bruschetta, poi ci sarà una immersione in uliveto, quindi bendate, si dovrà sentire, diciamo così, la forza di questi ulivi, che ovviamente da progetto e da intendimento, insomma, dell'amministrazione vuole comunque rimarcare non solo il gusto, la produzione di quest'olio, ma quanto nella tradizione di ogni abitante di Monte San Giovanni Campano gli ulivi hanno una parte fondamentale nella costruzione. Vi ringrazio davvero per aver partecipato così numerosi e così attenti, e spero che Vivi Monte vi faccia vedere Monte San Giovanni come non l'avete mai visto prima. Grazie a tutti. Citazione filosofica del professor mi sembrava male, dopo questo ripasso generale ci stessi. È il professore che torna in mente, devi dire una parola che mi chiede. Thank you.
filosofo, probabilmente. No, posso dire che cosa? Che l'evento è uscito, è un evento veramente innovativo, bello. E oggi siamo un po' più liberi, no? Perché sappiamo qualcosa in più. E sicuramente, qualcosa in più, no, non sappiamo. Poco. Lo so che non sapete. È così, cioè proprio non darà mai la soddisfazione. Però è così, questo territorio è questo. E lo ringraziamo perché veramente ha trasformato il cibo in filosofia, in sapere, in conoscere. E io rimango soddisfatto sempre di più dalla potenzialità delle cose che si possono organizzare, dalle, ecco, adesso ci vuole l'innovazione, no? Quindi andare avanti, fare nuovi progetti diversi dal quotidiano. Questo è stato uno di quegli eventi dove il quotidiano l'abbiamo messo da parte e siamo andati sul particolare, dico bene, dall'universale siamo andati sul particolare. Molto intenso. Quindi guarda, veramente io vi ringrazio tanto della partecipazione. Penso che vada migliorato. In che senso? C'era bisogno di musica del tempo, quindi magari di qualcuno che passava tra un piatto e un altro, quindi qualche musicista che ricordava anche le musiche del tempo, a completare un po' il quadro, la scena filosofica di San Tommaso e dell'evento. Quindi è un inizio. Quest'anno abbiamo fatto diversi inizi di manifestazioni. Quella, l'ultima a Monte San Giovanni a Parma, ha visto rinascere il centro storico, Giramonte, dove gente non conosceva la realtà del centro storico, non conosceva il centro storico di Monte San Giovanni a Parma. Oggi abbiamo conosciuto non il centro storico, una parte del centro storico, che come diceva Pietro era un convento inizialmente, quindi un'altra cosa da che abbiamo imparato. Ma abbiamo conosciuto ancora di più San Tommaso e la sua filosofia. Saranno contenti i parroci, perché il fine ultimo abbiamo detto che è Dio. Lo conoscono meglio di te. No, lo conoscono meglio di te. E quindi abbiamo fatto contenti anche loro. Che dire, grazie e alla prossima edizione, perché ci sarà una prossima edizione.